Un concerto molto particolare questo, perché è un concerto che si fa in questa cornice straordinaria di uno dei più prestigiosi teatri d'Italia e del mondo. Questo della Fondazione Lirico-Sinfonica Teatro Petruzzelli e Teatro di Bari, un teatro che è rinato non tantissimi anni fa, ma che nella sua storia passata ha rappresentato un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale, ospitando i più grandi nomi della musica classica, della musica lirica. Parliamo di Herbert von Karajan, parliamo di Frank Sinatra, di Liza Minnelli, parliamo di Renato del Monaco, parliamo di Rainer Kaiserbasch, parliamo di tanti interpreti che hanno saputo rendere grande il Teatro Petruzzelli e hanno portato prestigio non soltanto a Bari e alla Puglia, ma all'Italia. Allora io direi a questo punto invece di entrare nel vivo di questo concerto che ascolteremo tra poco e chiederei al professor Dinko Fabris, professore, come nasce l'idea in Gioacchino Rossini di questa petite messe solennelle? Siamo nel 1863 a Parigi, dove ormai da molti decenni viveva Gioacchino Rossini. La idea è espressa dal titolo Avvicinarsi a una composizione religiosa in prossimità di quella che sentiva avviarsi verso la conclusione della sua vita. In realtà poi vivrà ancora 5 anni e questa petite messe solennelle nel suo nome esprime già intanto un gioco di parole, un ossimoro, piccola ma solenne. Sembrano due cose molto contraddittorie. E vedremo che in realtà è tutto su questo gioco. Il filo narrativo, visto che Rossini la considerava l'ultimo dei suoi péchés de vieillesse, dei suoi peccati di vecchiaia. L'avventurosa storia di questa partitura, tra l'altro, ci è stata raccontata da Philip Gossett, il grande musicologo americano esperto di Rossini, che ha curato l'edizione critica. E Gossett ci dice che è riuscito a ritrovare l'originale, il manoscritto autografo di Rossini, seguendo le tracce della famiglia per cui Rossini aveva scritto e a cui aveva dedicato questa composizione. E in particolare la contessa Louise Pilleville, che era la moglie di un grande banchiere parigino e nella cui casa, appunto, convenne tutta l'alta società parigina del tempo per ascoltare quest'ultimo peccato di vecchiaia. Nel trovare il manoscritto, noi possiamo leggere quasi il testamento di Gioacchino Rossini, che volle in questa messa conclusiva della sua carriera, in qualche modo mettere in chiaro alcune cose. Alcune cose, per esempio, il suo rapporto con la religione, che è un rapporto laico, ma ugualmente fortemente spirituale. È un po' quello che vediamo in tanti compositori, grandi della storia della musica europea, che in qualche modo hanno lasciato la traccia della loro influenza su Rossini, a cominciare da Pergolesi, dallo Stabat Mater che ha concluso l'esistenza di Pergolesi, al Requiem di Mozart, naturalmente, ma anche alla Missa Solemnis di Beethoven. E qui già c'è un qualcosa che ci richiama la nostra petite messe solennelle. In più, in questa messa appunto solenne, perché comprende tutte e cinque le grandi parti di una messa cattolica, quelle che ancora oggi esistono nella versione italiana, per esempio con la parte introduttiva, il Kyrie, poi il Gloria, il Credo, il Sanctus e l'Agnus Dei, più alcuni versetti musicati appositamente per un totale di 14 pezzi, ma ai quali Rossini in qualche modo mescola delle parti strumentali affidate a una insolita formazione cameristica, due pianoforti e un armonium, uno strumento che racchiudeva in
in una funzione proprio da camera quelle che erano l'eredità del grande organo da chiesa. Ecco, l'armonium a pedale era di grande moda nell'Ottocento e la sua voce così rarefatta, così intima, si ascolta perfettamente in questa messa. Cameristica anche nella formazione vocale, perché, come dice nel manoscritto, nell'intitolazione, è previsto l'intervento di soli 12 cantori che Rossini chiama cherubini, come gli angeli, divisi in tre generi: il maschile, il femminile e il neutro, perché Rossini aveva addirittura pensato di usare ancora i castrati, cantanti che però a Parigi non erano molto ben accetti, per cui in realtà furono usati soltanto voci maschili, voci femminili, e quattro solisti di grandissima levatura alla prima, perché la musica per loro è molto difficile, così come è difficile per i pianisti, che devono essere di grandissimo livello. E questi pezzi però ci danno insieme un'idea sia della grande eredità, appunto da Pergolesi alla contemporaneità di Rossini, della musica sacra, quindi lo stile osservato contrappuntistico, le fughe, le parti a cappella del coro, mischiate con situazioni modernissime, quelle dell'opera di Rossini in particolare, con citazioni esplicite o di altri compositori del suo tempo, è la musica per pianoforte più all'avanguardia del suo momento, pianismo romantico, pianismo sia tedesco sia francese, e pensiamo che in qualche modo erano ancora gli anni di Liszt e della contrapposizione Liszt-Thalberg. Allora, in questa messa noi possiamo ritrovare tantissimi elementi, ma come dicevo prima, Rossini l'ha pensata come uno strano dialogo buffo con la parte sovrannaturale. Al Signore, al buon Dio, lui si rivolge dicendo: io in fondo non ho una grande scienza, ho solo un po' di cuore. Ero un compositore di opera buffa e adesso mi trovo a fare una cosa seria. Per cortesia, cerca di considerarla il mio omaggio e assicurami il paradiso. E gioca anche addirittura con il termine sacré, che in francese può significare sacro, ma può significare anche infernale, qualcosa di, come dire, questa benedetta messa, sacré messe, non messe sacré. Quindi questi giochi tipici fanno veramente la cifra dell'ultimo peccato di vecchiaia, come dice Rossini. Erano 150 i peccati che lui aveva commesso da quando aveva smesso di fare opera nel 1829 col Guillaume Tell, ritirandosi imbattuto dalla competizione dell'opera. È stato il più grande compositore d'opera del suo tempo e dopo di lui sentiva arrivare la generazione dei Bellini, dei Donizetti, dei Mercadante e soprattutto Verdi.
Altissimus, altissimus, altissimus.